Benvenuti dietro le quinte. In questa puntata, se devi dire una bugia, dilla grossa. Regia originale di Pietro Garinei, nuova messa in scena di Luigi Russo. La versione rinfrescata e attualizzata da Yaya Fiastri con un cast eccellente: Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Paola Quattrini, che per la terza volta interpreta il ruolo della moglie dell'onorevole, Ninì Salerno e Paola Barale. Ascoltiamo l'intervista con la compagnia. Come è cambiato il modo di recitare da prima ad adesso? In modo di fare messa in scena, di regia. Beh, sicuramente adesso c'è molta, i social, i media hanno molto sgrezzato la cosa, quindi devi essere molto rapido nell'esecuzione, non devi telefonare, come si dice, non fare troppi arzigogoli, bisogna essere molto secchi, molto veloci e quindi anche molto veri, perché adesso la recitazione è come parla il pubblico, no? Mantenendo un certo stile teatrale. Per cui c'è sempre un minimo di ponte fra noi e loro, per cui anche per far vedere che il teatro non è come se uno stesse dentro casa, però il coinvolgimento, la risata, il modo di guardare il compagno, il collega di scena è cambiato perché sono cambiati i tempi, quindi tu ti devi adeguare anche in questo genere di messa in scena, devi riproporre una freschezza attuale, un modo di recitare nuovo, attuale. Fresco. Quindi si cambiano, si adatta anche la commedia al tempo contemporaneo, con battute, attualità oppure no? Sì, questa commedia è attualissima perché noi abbiamo fatto un restyling, perché la situazione politica dell'86 è diversa da quella di oggi, ma ovviamente in Italia è molto facile perché ogni 2 anni cambiano i governi, quindi anche questa commedia già da quest'estate noi l'abbiamo riattualizzata perché il governo che c'era quest'estate non è lo stesso che c'è adesso e quindi abbiamo dovuto ricambiare i riferimenti per la nuova versione che gira in autunno e inverno. Quindi purtroppo quando si fanno questo genere di commedie bisogna stare sempre attenti a quello che accade nell'attualità. Mario, io ho bisogno di un piccolo favore. Se posso. No, non puoi e devi. Ho bisogno che mi prenoti un'altra camera in Ma perché quella che avete è brutta? Ma bellissima. E allora perché vuole Ma non cambiarla? voglio cambiare, voglio un'altra camera, capisci? Devo vedere 2, 3 ore, così, dalle 5 alle 7 e Per mezza. lei e sua moglie? No, mia moglie è lasciata fuori. Nel corridoio. Mia moglie non c'entra. C'entra invece una ragazza. Che ragazza? Una ragazza. Ma no, Sì. non è possibile, Fai Mario, piangi. Onorevole, non può, nella sua posizione Ma attuale. no, ma io poi sarò sdraiato. Riprendere uno spettacolo come Se devi dire una bugia, dilla grossa, dopo 30 anni dalla prima rappresentazione del 1986 è come avere in mano una cambiale sicurissima, sia per il pubblico che per i teatri che lo ospitano. La solida struttura comica che caratterizza la commedia, che lo stesso Cuneo aveva rappresentato, che ha poi fatto il giro del mondo e che lo stesso Garinei ha portato in scena con enorme successo, rappresenta un grande ritorno. Il politico, diciamo che questo è un politico governativo, però siccome la realtà, la nostra, della politica italiana cambia molto rapidamente, già da quest'estate ha cambiato aspetto, questo politico è diventato dall'altra parte, no? Però non c'è un riferimento così preciso, diciamo che fa parte del governo questo qui. Mentre quella persona qui dovrebbe avere questa tresca è di un'altra. Dell'altro partito d'opposizione. Naturalmente questo succede anche nella realtà, ci sono spesso, no, questi incontri fra politici dell'una e dell'altra parte, matrimoni addirittura. Ce lo dai un consiglio per i giovani che vogliono fare gli attori oggi? Che cosa bisogna fare? Beh, tanta pazienza e perseveranza e prepararsi molto, perché bisogna, Bramieri diceva, bisogna essere preparati sempre e comunque, bisogna studiare molto, non bisogna accontentarsi di fare la televisione, basta, i varietà, i reality, bisogna studiare, uno può fare sia l'uno che l'altro, non c'è in assoluto divieto, ma il teatro è una cosa molto molto disciplinare, occorre molta disciplina, non si può. Io vedo molti miei colleghi giovani che entrano in palcoscenico come se andassero al cinema. No, ci vuole comunque una concentrazione, una visione d'insieme. Bisogna veramente studiare. Io esorto tutti a andare a studiare, andare a scuola di teatro, qualunque tipo di scuola, non è importante fare l'accademia o anche un corso di teatro ben fatto,
può farti capire tante cose rispetto alla natura del palcoscenico e dell'essere attore. La scena più bella qual è? Ma sono tutte divertenti. C'è quella corale, quella un po' verso il finale, dove ci siamo tutti, che cioè, lì la bugia appunto prendono delle dimensioni, sono bugie sempre più grosse, quindi diventa surreale quasi, non si sa più che cosa inventarsi fino alla fine, dove non c'è più nulla da inventare perché il gioco ormai è tutto scoperto. Non avrei mica preso l'influenza? No, è un raffreddore allergico, di solito prendo queste pillole, mi passa, strano. Benzedrina? Un antistaminico? No, qui c'è scritto Benzedrina. A quell'imbecille! Ma è un eccitante! Ma cosa vuoi che ti faccia un eccitante? Ma l'ho preso sei! Figo! E come ti senti? Dopo l'ultima edizione del 2000 con Iannuzzo per festeggiare i 100 anni dalla nascita di Pietro Garinei, viene riproposto un nuovo allestimento che sarà ispirato a quello originale con il famosissimo girevole che rappresenta di volta in volta la hall dell'albergo e le due camere da letto. La scena rappresenta il Palace Hotel, dove si svolge la vicenda del ministro del governo De Mitri, che vorrebbe intrattenere relazioni extraconiugali con un membro femminile dell'opposizione. La situazione gli sfugge subito di mano, dando il via a una girandola di equivoci, battibecchi e colpi di scena sempre più fitti all'insegna del più sano divertimento. Che cosa c'è di tuo nel personaggio e invece che cosa c'è di diverso? C'è un pizzico di te magari in qualche scena, in qualche battuta, in qualche caratteristica? Beh, l'ironia è una cosa che mi appartiene, perché io sono una persona che mi piace vedere il lato leggero della vita e cerco di sorridere alla vita anche nei momenti drammatici, poi mi passa presto e cerco di essere positiva, per cui a volte casco anch'io in certe cose, in certe situazioni che non capisco bene e poi... di me c'è tutto, perché sono io e poi questa è una commedia che io ho fatto. Infatti. Per cui nessuna signora De Mitri, è una commedia che non ho capito se io sono affezionata a questa commedia o se questa commedia è affezionata a me, perché l'hanno fatta tante volte ma pare che non si possa fare senza di me. Per cui mi dovete... È una garanzia. Pare di sì. Com'è cambiato? Ci parli un po' del cast di questa sera, come avete lavorato insieme con il regista, con Ramazzotti, come vi siete trovati? Guarda, ci siamo trovati molto bene, con Ramazzotti c'era stato già un incontro sempre su questa commedia, lui come attore che faceva la parte del cinese, per cui ora invece me lo ritrovo nel ruolo del segretario di mio marito. Con Antonio Catania, uno splendido attore, sono tutti Nini Salerno, sono tutti compagni bellissimi, e poi è nata una grande amicizia con Paola Barale. E dici due donne che vanno molto d'accordo, nella vita litighiamo anche, però c'è molta sintonia, non abbiamo scene insieme purtroppo, però c'è una grande intesa nella vita e questo rende tutto più piacevole. La cosa che mi piace di più in assoluto è che io sto lavorando veramente con dei grandissimi attori. Parliamo un po' del cast. Paola Quattrini in assoluto, che amo, ho incontrato questa donna che veramente mi ha cambiato la vita, perché mi ha fatto capire, a parte il fatto che mi ricorda molto una mia amica carissima, e mi ha fatto capire che davanti a me c'è ancora molta strada da fare, e soprattutto la cosa meravigliosa è che vado a scuola da Paola, che si è presa cura di me, si sta prendendo cura di me, quindi viene anche in camera d'albergo, mi aiuta, mi fa ripassare. Io ringrazio non so chi, l'universo, tutte le mattine quando mi alzo, perché questo è un grande regalo. E cosa ci fai con uno nel mio bagno? Non riesci ad immaginarlo? No! Sicuro? Cioè tu vuoi dire? Sì. Cioè tu saresti? Sì. No, io sono senza parole. Anche io.
sono anche impaziente. Vabbè, siccome il vetro non ci arriva, stavo facendo io. Sto parlando con l'onorevole Demitri. Paola Quattrini interpreta Natalia, moglie dell'onorevole Riccardo Demitri, Antonio Catania. Riccardo è intenzionato a incontrare al Palace l'amante Susanna Rolandi, Paola Barale, alta funzionaria della FAI, sposata con Teodoro Rolandi, Alessandro D'Ambrosi e legata alla leader dell'opposizione Aurora Cancian. Per incontrare l'amante Demitri si avvale dell'aiuto del suo segretario Girini, Gianluca Ramazzotti, fedelissimo ma ingenuo e poco pronto di spirito. Dal timore dello scandalo che potrebbe derivare dalla scoperta della tresca con l'amante, il politico tenta di nascondere tutto al sospettoso direttore dell'albergo, Nini Salerno. Senti, ce lo dai un consiglio per i giovani che vogliono fare oggi questo mestiere? Che cosa devono fare secondo te? Devono studiare. Io ho avuto la gran fortuna perché sto studiando con loro, però sicuramente il teatro, a differenza di altre forme d'arte, è comunque un impegno, un insieme di dettagli, di concentrazione, di via telefonini, veramente vai lì, è come andare a scuola. E però ti dicevo, è terapeutico perché è talmente di concentrazione che non hai neanche più tempo di pensare alle cose a cui non vuoi pensare, e quindi è bello. Poi se poi soprattutto stiamo facendo una commedia divertente, ti mette molto di buon umore. Io sono ancora meglio. È un cast stellare, capitanato da tre grandi nomi, da Antonio Catania, Paola Quattrini, Gianluca Ramazzotti. Sono tre attori straordinari, ognuno con la grande personalità, con grande personalità. E poi la cosa meravigliosa è che abbiamo un fil rouge che unisce le tre grandi edizioni storiche di questo spettacolo, che è proprio la Quattrini, che è stata sempre presente nelle grandi edizioni. Antonio con la sua presenza, i suoi tempi, si sposa perfettamente con Gianluca Ramazzotti, che è ormai sono compagni di tante precedenti commedie, edizioni, no? Commedie, hanno trovato un'alchimia meravigliosa e insieme a loro tre poi si aggiunge Nini Salerno, Paola Barale, alla, diciamo forse alla sua prima esperienza, che ha portato la sua simpatia, la sua carica, la sua forza, la sua energia, Nini la sua grandissima esperienza e la sua viscomica, e poi Marco Cavallaro, D'Ambrosi, Alessandro D'Ambrosi, Sara Adami, Ilaria Cellini, Cristina Fondi, tutti molto molto bravi che sono entrati in questo meccanismo meraviglioso con il proprio curriculum, la propria esperienza, con il proprio, con la propria personalità. È sicuro che Riccardo è andato al ministero? Sì, ma potrebbe tornare indietro. Oh, no, avrà il suo bel da fare per tutto il giorno. Oh, Dimitri, guardi, dopo questa doccia fredda il fuoco si è spento. Non preoccuparti, sono brava, sai, ad attizzare i ramoscelli bagnati. E con questo è tutto, per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.